E adesso vediamo un bel match, signori e signori. Vediamo un match dove un ragazzo che era stato Alessio, maestro, ha perso contro Pazzino. E parliamo di Vaccesauro per la box 7000, bella box. Vaccesauro della box 7000. Esatto, Riccardo. Jacopo Pazzino. E qui invece appunto lo vediamo ripescato contro Alessio Mastronunzio della Phoenix Gym. Vedremo se anche questo match sarà così infuocato come quello che ha visto Baccei opposto a Pazzino. Io penso dopo di sì. Alessio, la linea è giusta. Io penso dopo di sì perché eccolo qui Baccei subito porta i colpi in serie ma va a vuoto. Un incrocio di ganci, entrambi si sono toccati coi ganci, il gancio destro di Baccei bel jab. E si toccano tutti e due col jab, sì, molto equilibrato. A vuoto Mastronunzio col gancio sinistro, è entrato anche col gancio destro e ancora tendono a incrociarsi con i ganci, ma qui Baccei va a segno col gancio sinistro. Sì, guarda un po', se questi arrivano fanno male. Il gancio destro parzialmente a segno di Mastronunzio che lavora al corpo. Diretto destro di Mastronunzio. Ma c'è a vuoto qui Mastronunzio che si lamenta di essere stato colpito dietro la testa. Gancio destro di Baccei, ancora Mastronunzio che si lamenta, però il colpo secondo me è stato regolare. Qui Baccei viene richiamato perché ha colpito con l'interno del guantone. Ben diretto è entrato, eh? Entrano entrambi col jab. Sembrano veramente due cloni in questo momento. Sì. Molto equilibrato, molto equilibrato. C'è sempre questo scambio a centro ring di ganci. Comunque fa una bella sequenza di corpo. Bella sequenza di colpi. A segno Baccei col diretto sinistro, ma col gancio destro ha colpito della testa, sì, effettivamente, però Mastronunzio si è abbassato la testa, però questo l'arbitro non l'ha visto. Mastronunzio al corpo, sì, che è andato a segno col diretto destro. Ancora Mastronunzio, gancio destro di Mastronunzio. Gancio sinistro di Mastronunzio, ben a segno. Ancora. E qui Baccei forse un po' confuso nella replica. Si arrabbia un po', vuole subito replicare i colpi incassati, ma così fa la box dell'avversario. Qui viene incrociato ancora dal destro di Mastronunzio due volte, prima col gancio e poi col diretto destro. L'ha sentito. Sicuramente una ripresa molto equilibrata, ma Mastronunzio un po' più pulito. Secondo me se la giudica Mastronunzio questa ripresa. Mastronunzio ha fatto un bella... Sul finire di ripresa ha messo a segno. Mi è piaciuto moltissimo, e non dire anche l'altro. Sì, ragazzo, però Baccei un po'. Entrambi molto bravi, forse Baccei un po' più confuso nella sua azione. E Mastronunzio sul finire della prima ripresa è andato a segno sicuramente con colpi più puliti. Riccardo, questa prima ripresa leggermente a favore di Mastronunzio. Sono d'accordo con te, sono d'accordo perché ho visto proprio comunque sicuramente ancora in bilico. Qui i due ragazzi fanno una box simile, forse Mastronunzio lavora più al corpo e questo ha fatto la differenza. E qui è bravo ancora Mastronunzio ad anticiparlo. Baccei prova la replica ma non va è così pulito.
qui ha perso il paradenti Baccei. Non si deve innervosire, non si deve disunire, come poi è accaduto nel match contro Fazzino. C'ho pure Ventura nell'arca così, poi fammi dire. Dai lì! Fox! Eccolo, guarda il corpo, doppia ogni colpo lo doppia. Eh sì, come dicevamo, la differenza la sta facendo la maggior precisione di Mastro Nunzio e il lavoro al corpo. Baccei tenta la replica ma è un po' confuso, più lucido Mastro Nunzio sicuramente. Adesso sta diventando un po' diverso il match, vedi? Si attendono tutti e due per dare un colpo. Ma c'è, carica tutti i colpi per staccargli la testa, no? Però si rende un po' prevedibile. Qui anche Mastro Nunzio fa la stessa cosa col gancio sinistro e va a volo. Il Mastro Nunzio perde il paradenti. Baccei ci ha abituato a delle guerre, anche questo incontro è molto acceso. Entrano entrambi, gancio sinistro di Baccei a segno. Entrano tutte e due, bel match comunque, devo dire, un bel match realmente, sì. Bello perché di forza. Qui invece Mastro Nunzio a segno due volte con il destro ancora, e Baccei che scarica il suo destro e va parzialmente a segno e me le tiene molto bene entrambi col gancio destro. Mastro Nunzio le tiene molto bene. Baccei abbassa la guardia e lo manda a vuoto, prova a rientrare col montante destro, il gancio sinistro, ma è costretto a subire il destro di Mastro Nunzio. Ancora è a segno Baccei col gancio sinistro. Gancio sinistro quello l'ho sentito comunque. Sì, stanno scambiando colpo su colpo al centro ring, non si risparmiano, a segno ancora Baccei col destro. È un match proprio di forza, di tecnica, di tutto. Qui l'arbitro è costretto a intervenire tante volte. E qui ancora Baccei prova i ganci in serie. Mastro Nunzio chiude la guardia. Ed è la fine del secondo round. Complimenti a questi ragazzi che stanno dando tutto. Incredibile ragazzi, incredibile. Stanno dando tutto. Tutta l'energia necessaria. Tutta l'energia necessaria per poter vincere questo match, no? Lo stanno mettendo loro tutta. Facciamo un applauso anche alle ragazze, dai! Forse di grado! Da dire, forse di grado di vedere! Buoni secondi! Non lo so, questa seconda ripresa non saprei a chi assegnare. Inizio del terzo round! Hai detto bene! Sono contento in questo momento di non essere un giudice. La prima Mastro Nunzio la prima ripresa. Sì, Baccei intanto è andato a segno due volte con il gelo. Qui prova a doppiarlo. Vuoto. Sicuramente, ecco, ancora a segno Baccei con il jab. Devo dire che se Baccei lavora portando questo jab alla distanza va sicuramente meglio. Invece quando forza molto questi ganci si rende più prevedibile. Gancio sinistro di Baccei a segno. Come on!
io non vedo. Eccolo, eccolo. Mastro Nunzio parzialmente a segno col diretto destro, ma Bacè qui è bravo a muovere la cintura e a mandarla a vuoto. Gancio destro di Baccei, si sta portando a casa questa terza ripresa. Qui si incrociano con il jab. A vuoto Mastro Nunzio, bravo Baccei a mandarla a vuoto. Baccei sa fare sicuramente il pugilato. Quando non accetta la rissa, la battaglia, esatto, ring, esatto, va meglio. Qui invece, Si chiude. Si chiude in cassa dei colpi gratuiti. È bravo Baccei però a incrociarlo con il gancio destro. Ancora il gancio destro di Baccei. Qui vedi quando Baccei si muove più sulle gambe, mostra anche più reattivo dell'avversario. Diventa superiore. Superiore. Quando invece accetta la battaglia che scarica tutti questi colpi dalla media distanza. Bravo! Qui invece bravo, è bravo a muovere, vedi, la cintura. Eccolo. Bella questa terza ripresa di Baccei che se la sta portando a casa. Però qui incassa un destro dell'avversario, rimane troppo sui colpi. Però va a segno col montante destro. Invece Mastro Nunzio col montante destro. Mastro Nunzio pulito col gancio sinistro. Però Baccei non deve arrabbiarsi, non deve subito vendicarsi dei colpi incassati. Ancora Baccei a segno qui. Baccei è andato a segno con la merda, ha fatto la differenza. Sì. È stato meno fermo sulle gambe questa terza ripresa, paradossalmente i pugili tendono a calare col passare del tempo. Invece lui ha aumentato la velocità con le gambe. Ma è una questione di testa proprio, perché lui ha accettato il match, la battaglia, colpo su colpo. E... però invece quando ha iniziato a muoversi bene sulle gambe. Comunque devo dire che anche Mastro Nunzio non è da poco sto ragazzo, eh. No, ma infatti io il match non saprei a chi assegnarlo, perché la prima ripresa anche lui, leggermente a favore di Mastro Nunzio, la seconda ripresa molto equilibrata, la terza ripresa secondo me a favore di Baccei. E non lo so, forse una leggera preferenza per Baccei. Forse. È l'altro match che probabilmente darei pari. Però siamo in un torneo, qualcuno deve vincere. Questo è un altro match da parità. E il vincitore di questo terzo match in categoria 69 kg, che vuole in finale, è Mastro Nunzio Alessio per la Perez Cima.